L'Ater di Teramo, nell'ambito della propria attività istituzionale finalizzata, tra le altre, al recupero del patrimonio esistente, ha assunto con delibera del CDA la decisione di procedere nell'attività di riqualificazione degli edifici tramite il superbonus 110% su 1.526 unità abitative ripartite in 162 fabbricati. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento sia sotto il profilo sismico che energetico. Sì, è stato pubblicato l'avviso proprio finalizzato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ater. Tutto è iniziato con una delibera di consiglio di amministrazione del 28 ottobre del 2020, in cui appunto abbiamo deciso di procedere alla riqualificazione del patrimonio partendo proprio da un'analisi dello stato dell'arte del patrimonio e soprattutto prendendo in considerazione quegli immobili, quegli edifici sui quali non c'è nessun tipo di finanziamento. Infatti abbiamo previsto la riqualificazione di 162 edifici in tutto il territorio della provincia di Teramo. I nostri interventi saranno sì finalizzati sia all'efficientamento energetico degli immobili e sia al miglioramento sismico. Dicevo appunto che perché abbiamo previsto anche il miglioramento sismico, perché abbiamo fatto un'analisi del patrimonio ed abbiamo escluso tutti quegli edifici sui quali c'è già un finanziamento di riqualificazione dello stesso a seguito dei danni del sisma, quindi su quegli immobili c'è già un finanziamento proprio per il miglioramento sismico. In data 28 giugno 2021 sul sito istituzionale dell'azienda è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di piani di fattibilità o proposte operative finalizzate alla realizzazione chiave in mano degli interventi relativi al superbonus 110% previsto dalla legge di interventi ad esso associati. La scadenza è il 31 agosto, infatti entro quella data gli operatori economici che hanno interesse di presentare un progetto appunto di riqualificazione di un immobile o di più immobili, potranno gli operatori presentare appunto la loro domanda.